Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Non solo coriandoli e stelle filanti al 100 Carnevale d'Europa, edizione 2019. 108 febbraio 2019 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Non solo coriandoli, dicevamo, e stelle filanti al 100 Carnevale d'Europa, ma da tempo la politica strizza l'occhio alla kermesse ludica centese. Da qualche anno a questa parte la kermesse centese riceve la visita di svariati esponenti della politica nazionale e regionale. La regione Emilia-Romagna ha scoperto le potenzialità della manifestazione e da quest'anno ha deciso di investire in modo congruo. Dopo il tradizionale intervento di saluto del sindaco di Cento Fabrizio Toselli, presente l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, impegnato a studiare dei percorsi di sviluppo turistici regionali, mettendo in rete la manifestazione carnevalesca con altre manifestazioni regionali. Questo è l'obiettivo comune. Ma il Cento Carnevale d'Europa, inutile negarlo, è una vetrina importante per tutti. Lo sanno le numerose associazioni, sia culturali che sportive, locali. In primis, il Comune di Cento, che con l'ufficio IAT della dottoressa Elena Bastelli ha spiegato il ricco programma culturale che puntualmente andremo a divulgare settimanalmente per tutte le 5 domeniche. Manifestazioni collaterali culturali che la dottoressa Elena Bastelli ha illustrato. Interviene poi Riccardo Maccaferri, presidente della nuova CMV Servizi, che ha in carico il Carnevale di Cento, in convenzione con Manservisi Eventi. Poi la Cassa di Risparmio di Cento, con Ivan Damiano, sponsor gold, da sempre vicina al Carnevale di Cento. Poi andiamo alle associazioni sportive, con il basket giovanile della Benedetto 1964, con il suo presidente Roberto Spera, e il torneo mini basket. La polisportiva centese con Carlo Lodi e la passeggiata in centro storico, la novità, il rugby con il torneo A7 femminile, il volley con la Benedetto Volley e il commosso saluto a Enrico Molinari, direttore sportivo e fondatore della società di pallavolo recentemente scomparso, il Club Ferrari da sempre apre la sfilata, il commercio la fa da padrone con l'iniziativa di Ascom Sbaracco e Gara delle Vetrine. Franca Carpeggiani e la compagnia del governatore delle antiche terre del Gambro, con i loro bellissimi costumi e rappresentazioni storiche. Chiude poi Radio Bruno con l'esilarante simpatia di Leonello e con il concorso Vota il Carro. Chiudono i fuochi d'artificio con la pluripremiata Martarello Group, che da anni scoppietta, diciamo così, la Rocca di Cento. C'è da credere, amici, che questa edizione 2019 sarà veramente scoppiettante. Noi, amici, vi salutiamo qui, vi diamo quindi appuntamento al 10 di febbraio con l'inizio delle sfilate, e seguiremo il Carnevale di Cento sempre molto da vicino con la nostra Web TV, la Web TV del territorio, TT100 Web TV, amici.